Certamente Marco, questa è la prima edizione del 2010 che portiamo con il femminile, come già ne abbiamo parlato parecchio oggi. Il 13 giugno ripartiamo sempre con la MSC Fantasia con maschile e il 5 settembre qui da Venezia a bordo di MSC Musica con il terzo trofeo MSC Crociere, ma in appuntamento ben consolidato per il maschile che è da 3 anni che si sviluppa con grande successo e con grande adesione da parte di tutti. Facciamo sui nostri programmi, sui nostri eventi. Quest'anno siamo entrati anche su Facebook con un gruppo abbastanza numeroso, abbiamo già qualche migliaio di persone e abbiamo avuto dei partner importanti come i ragazzi di Ebrei Futsal e Calcio in Rosa. Sono tutti raggruppamenti che hanno migliaia di persone al seguito, iscritte, registrate e tutti quanti che puntano al futsal. Grazie di essere stato. Siamo arrivati veramente quasi puntuali, direi, alla conclusione della nostra conferenza stampa. Io volevo solo salutare i signori Runzi e Tognoni di Bergamo che sono presenti perché hanno partecipato l'anno scorso al torneo. È chiaro che naturalmente loro ci testimonierebbero da quella che è stata la validità del torneo dell'anno scorso, uno spot in diretta, però lasciatecelo dire, abbiate fiducia di questo team perché sicuramente si riproporrà a grandissimi livelli e vi farà appunto divertire. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche l'addetto stampa del Bardolino Daniele Perina per naturalmente il suo interessamento. Dovevano essere con noi quest'oggi anche alcune giocatrici, anzi lo chiamiamo, abbiamo questi minuti disponibili e allora addetto stampa Bardolino Daniele Perina, anche perché giustamente c'è questo omaggio e allora a lei naturalmente il microfono, anzi vorrei proprio chiedere della nazionale. Ma certamente, buona giornata a tutti, diciamo vi porto innanzitutto il saluto della squadra, non sono presenti quest'oggi perché abbiamo moltissimi impegni tra nazionale e i prossimi impegni tra l'altro di Coppa Italia, ma hanno voluto le ragazze far arrivare a voi questo pallone autografato dalla squadra e una maglietta che io consegno agli organizzatori di Calcio in Crociera e magari sarà un ulteriore premio per la squadra vincitrice. E niente, è un calcio femminile che cresce in tutta Europa, hai ricordato che questa sera c'è la finale della Champions, ma l'altra sera, sempre a Madrid, l'UEFA ha organizzato la finale della Champions femminile. In tutto il resto d'Europa è stato un avvenimento importantissimo, in Italia non lo sa nessuno, ma vi giuro che nel resto d'Europa è stato un avvenimento che si è visto in televisione, sui network principali, ma in Italia dobbiamo crescere soprattutto nella mentalità sportiva e nella mentalità di chi fa informazione. Speriamo di dare il nostro piccolo contributo anche quest'oggi. Grazie naturalmente, come faccio io colleghi giornalisti a concludere naturalmente la conferenza ampissima e noi sapremo cogliere naturalmente tutte le sfaccettature. Io ringrazio tutte le testate, i giornalisti, le TV, le radio presenti, oltre a tutti gli ospiti di questa mattina e ringrazio anche quelli che non sono arrivati. Allora, questa per me è una sorpresa, esatto, ma io le accetto naturalmente benissimo queste sorprese. Eccole qua, allora, la consegna immagino ai nostri relatori e quindi facciamo un applauso. Per quello che riguarda invece la continuazione della nostra permanenza, io ricordo che tra qualche minuto al punto numero 5, al ristorante Edera, per coloro che possono rimanere con noi, ci sarà la possibilità di consumare appunto il pranzo assieme che è offerto da MSC Crociere e poi, come dicevo, ci sarà la possibilità di visitare anche la nave. Io credo che, seppur con estrema velocità, abbiamo ricordato tutto, quindi vi ringraziamo per essere rimasti con noi, ma cosa più importante, più tardi vi faremo visitare anche MSC da questa splendida nave. Grazie a tutti e tenetevi informati anche attraverso Veneto Goal e il sito internet ufficiale su tutte le prossime iniziative e le notizie. Grazie.